Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento su temi della politica, dell'economia, dell'attualità, dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale dell'Umbria. Oggi sono con noi in studio i consiglieri Maria Rossi, Gruppo Benvenuti. Forza Italia, e Andrea Smacchi, del Partito Democratico. Buongiorno. Eh, prima di entrare nello specifico con eh, delle domande che riguardano proprio i vostri ruoli in seno all'Assemblea legislativa, parliamo anche di attualità. L'Italia si sta spaccando sul caso delle due cooperanti rapite e poi eh, rilasciate. Ma eh, è giusto insomma, piegarsi a queste richieste che vengono da delinquenti. Ma il presupposto da cui partiamo è quello secondo me che ha espresso bene il ministro Gentiloni in aula in Parlamento, ossia che l'Italia ha fatto di tutto per riportare a casa due cittadini italiani che erano andate all'estero per la cooperazione internazionale, quindi facendo volontariato, cercando di dare un servizio, cercando di aiutare altre popolazioni in difficoltà. Da lì in poi eh, bisognerebbe capire bene cosa è successo. Eh, si parla di un riscatto, un riscatto che il governo italiano ha negato. Eh, ci sono delle fonti probabilmente che in questo momento legittimano o meno eh, l'operato di queste ragazze, perché poi non si capisce bene anche rispetto alle intercettazioni che ci sono state effettivamente qual era il loro ruolo. Quello che conta, secondo me, è che comunque si è messo al primo posto la persona, quindi la vita di queste ragazze, e si è riusciti a riportarle a casa. Poi tutto il resto è effettivamente di difficile lettura almeno in questa prima fase. Maria Rossi, due ragazze che tornano a casa, ma c'è anche qualcuno che si indigna, eh, perché appunto la questione, come <coughs> sottolineava anche Smacchi, non è chiara, insomma, è un caso difficile. È un caso difficile. Senz'altro, però, bisogna dire una cosa e bisogna dividere un po' il problema. So, abbiamo salvato due vite, e questo, secondo me, no. Soltanto per un ragionamento morale non, è, non ha valore, non ha prezzo una vita di una persona. Sicuramente le, 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 diciamo le immagini che abbiamo visto nei mesi passati, l'anno scorso, quando hanno sgozzato di fronte a tutti insomma, no, un giornalista inglese insomma, dove abbiamo visto esecuzioni in diretta, sicuramente questo, doveva, questo ci ha indignati. Il problema è che abbiamo riportato a casa due, due ragazze problema che abbiamo pagato e bisognerà capire perché una volta quando ruapivano diciamo dei volontari era o per salvare o per chiedere la no in contropartita si chiedevano all'uscita no? di terroristi la liberazione di qualcuno oppure per avere medicinali o per fare cure insomma avevano un'altra finalità purtroppo noi non sappiamo se questi soldi vadano, vanno a finanziare l'isis e quindi vanno all'acquisto di, di altre no di incrementare altra violenza il problema non è tanto che queste due ragazze perché sono partite queste due ragazze ma sicuramente bisognerà andare a organizzare e controllare la partenza di questi volontari per la cooperazione. I volontari non possono partire due così per fare del bene no, all'estero, soprattutto in zone calde. Bisogna che queste persone dietro abbiano un'organizzazione, una struttura che sappiano chi parte, come vanno, che devono essere comunque controllate. Per carità, andare nei paesi dove c'è grande difficoltà, dove c'è miseria c'è sempre bisogno d'aiuto e questo è, una cosa, è un valore incomiabile e non gli si può. Però con i tempi che corrono e con un mondo che, sta completamente, che è completamente cambiato e siamo in mano all'ISIS, a, a queste... A queste persone che sono, ovviamente non sono né controllabili né gestibili, due ragazze da sole che partono così sono, è pericoloso. E qui dobbiamo alzare noi il livello di guardia che non bisogna evitare queste che noi ci esponiamo, perché poi chiaro vengono pagate, vengono salvate e poi c'è la diatriba politica perché si paga, non si deve pagare questi soldi. Però io dico sempre una cosa, e se fosse stato uno dei nostri figli che... Era partito per fare volontariato, non avremmo pagato? No? Allora bisogna un secondo fare un passo indietro più che trovare delle bagarre, trovare degli spazi sui giornali per farsi visibilità. Bisogna che eh, chi parte per fare del volontariato dietro a sé abbia una struttura, ci sia la, cooperat no, la cooperativa, il gruppo, che sia a livello internazionale, che si avvisino tutti gli organi quando si fanno queste cose, perché non è possibile oggigiorno andare all'avventura. Non, non siamo più in condizioni di poterlo fare. Questo forse si poteva fare qualche anno fa. Oggigiorno non si può fare, siamo in uno stato di emergenza e l'emergenza va trattata per tale. La fare del bene, andare ad aiutare gli altri in questi territori va benissimo, ci mancherebbe, ci sono i medici senza frontiere, troppe associazioni internazionali esistono, ma queste persone devono entrare in questi contesti per poter andare a fare del bene, perché se no è rischioso e si mettono in rischio vite che queste sono tornate a casa, ringraziamo Dio che sono tornate a casa potevano anche non tornare più ed essere, entrare nelle tratte delle bianche essere ammazzate quanta gente sparisce noi non sappiamo nulla per cui forse l'interrogatorio l'interrogazione è farsela queste persone vanno tutte quante incanalate in un percorso che si può fare del bene, però ovviamente guidate, e non si possono lasciare più all'iniziativa personale, non sono più tempi. Ecco, vi ho chiesto un parere personale su questa vicenda. Entriamo sulle cose mh, di attinenza eh, dell'Assemblea legislativa, Presidente Smacchi, Presidente della Commissione Statuto, quindi col difficile ruolo di fare la nuova legge elettorale regionale. Ci saranno le elezioni, ormai si avvicinano e ormai anche la legge sta per arrivare in aula, no? Verosimilmente. A che punto siamo? Che, che, quali sono le novità che si prospettano? Ma la Commissione ha iniziato già dalla scorsa settimana ad esaminare tutte le proposte di legge, tutti gli emendamenti che sono stati presentati. Abbiamo iniziato anche a votare i primi articoli, abbiamo già votato il turno unico, abbiamo già votato... Eh, quindi l'elezione diretta del Presidente, abbiamo già votato il eh, collegio unico, eh, siamo nella parte che riguarda la eh, quota eh, di preferenza eh, di genere eh, all'interno eh, delle liste e, e all'interno poi della possibilità di esprimere la, la preferenza, eh, ci accingiamo alla parte finale che iniziamo eh, in questa settimana e che dovrà portare ad un voto finale sia sul, diciamo, sui singoli emendamenti sia sulla proposta di legge definitiva. In linea generale riteniamo che nella prima settimana del mese di febbraio, dopo che gli uffici avranno fatto anche un lavoro eh, di eh, drafting dal punto di vista normativo, eh, l'Aula potrà avere la nuova legge elettorale eh, per quanto riguarda la Regione Umbria e quindi da questo punto di vista potremmo arrivare anche all'esame in Aula e alla votazione in Aula. È chiaro che lo sforzo che si sta facendo e che la Commissione ha messo in atto già da alcuni mesi è quello della massima partecipazione possibile. Abbiamo previsto anche tempi un po' più lunghi visto che eh, le elezioni eh, sembra siano slittate di un paio di mesi, si dovrebbe andare a votare nel, nel mese di maggio, quindi abbiamo approfittato di questa possibilità che è stata concessa dal governo centrale per riaprire eh, la partecipazione. Abbiamo fatto un'ulteriore audizione invitando il comune eh, di Terni, il comune di Orvieto, il comune di Gubbio che ha presentato un proprio progetto di legge e tutti i partiti che, in qualche modo, non essendo presenti. Eh, nell'attuale Consiglio regionale potevano avere interesse a parteciparvi e a presentare i loro emendamenti. Quindi un massimo eh, sforzo per poter rendere ancora più trasparente l'iter e il percorso che questa legge elettorale eh, sta compiendo, proprio perché vogliamo fare la legge elettorale più vicina ai cittadini e la legge elettorale più eh, rispondente alle esigenze dei cittadini umbri. Maria Rossi, eh, mentre parlava, smacchiava, mi sembra qualche perplessità. Io non, sono, non faccio parte però... Partecipo all'ultima commissione e l'opposizione ha lasciato i lavori, per cui tutta questa trasparenza, tutto questo dialogo non, non penso che ci sia. Se no, l'opposizione diciamo non abbandonava l'Aula. Diciamo che l'opposizione ha abbandonato l'Aula perché la maggioranza non ha recepito un emendamento dell'opposizione. Eh. Questo eh, non fa parte dell'iter partecipativo, questo fa parte del fatto che ci sono due schieramenti che la pensano diversamente su un eh certo, punto. Che eh, poi è questo: è secondo noi, importante. chi si candida a presidente eh, della regione nel caso in cui quella coalizione o quella lista abbia la possibilità di avere un seggio, quel seggio debba andare al candidato presidente. Secondo eh, invece eh, l'opposizione il candidato presidente deve essere considerato come un consigliere normale e quindi da quel punto di vista non vale la sua candidatura presidente per poter prendere vale un seggio, uno. ma deve avere la possibilità anche il candidato presidente di andare in lista, quindi prendere la sua preferenza per poter eventualmente andare. Eh, andare, no, è questo... andare in Consiglio regionale. Beh, è chiaro che sono due impostazioni diverse, ma secondo noi eh, della maggioranza c'è possibilità chiaramente anche da questo punto di vista di trovare un accordo. È chiaro che non si può trovare un accordo su un punto e poi l'opposizione non eh, vota la legge o non partecipa al percorso di votazione della legge. Quello si costruisce se l'opposizione, in questo caso parliamo eh, di Forza Italia perché l'opposizione è talmente frammentata che ognuno di loro ha una propria idea e quindi anche diventa difficile fare un discorso con l'opposizione in linea generale. Essendo 6-7 gruppi dell'opposizione è difficile anche iniziare un percorso con tutta l'opposizione. Quindi da quel punto di vista vedremo se c'è questa possibilità, parleremo con tutti, altrimenti parleremo con chi ha la volontà di comunque continuare a partecipare allora, al percorso in commissione. Non viene fuori che si fanno una legge e stanno tagliando una legge su misura come da un proprio vestito. Per cui già il fatto che loro rifiutano a priori il doppio turno, questo è segno. no? Ma eh, sul discorso del doppio turno, guarda. È possibile. Eh, la, allora la, la, la situazione è questa: su proviamo 20, a rilanciare su anche una posizione. regioni, 19 regioni, hanno scelto come metodo migliore per le elezioni ah, sì. delle regioni il turno unico. Una sola certo, regione, la regione toscana, del turno, ha, scelto, lì ha scelto il, il doppio turno. Ha scelto il doppio turno. E turno delle 19 unico... regioni circa la metà sono regioni che sono amministrate dal centrodestra. Quindi da no, questo punto metà, di vista. Quindi da questo punto non di vista non è possibile pensare che sia un problema di chi attualmente amministra, okay. è un discorso di metodo elettorale. Secondo noi il metodo elettorale migliore, che dà più garanzie, è e quello del turno. Il Consiglio regionale, unico. perché poi tanto la legge lì deve essere votata. Ah, no. no, no, ma assolutamente, i franchi tiratori saranno lì. In ogni caso, è superata eh, la critica che il Partito Democratico non vuole cambiare niente, vuole tornare con la vecchia legge, perché invece il Presidente conferma che sta andando avanti. Beh, cioè, sul testo va, quello è il testo con cui stiamo approvando, stanno facendo i lavori degli emendamenti. Intanto su quello non è che c'è un, un testo completamente nuovo. Maria Arena, eh, anche lei Vedremo. ricopre una carica importante. Sì. È presidente del comitato di monitoraggio. Eh, L'ultima seduta è stata un po' eh, turbolenta perché... Stata una, lei ha detto c'è stata una diserzione. Che è successo? Non era mai accaduto il comitato di monitoraggio di solito unisce opposizione che lo presiede, esatto. e maggioranza, nella vigilanza sugli atti dell'amministrazione regionale. Invece, che cosa è successo? Beh, è successo, do la risposta political correct, o do la vera risposta. <ride> no, Ma a parte adesso le battute. La verità, il, il, la verità eh, che comunque va sempre detta, il, il comitato era stato convocato per un problema di bandi di concorso sia a livello... Che ha fatto la Giunta per un posto dirigenziale, e sia per quanto riguarda due bandi di concorso che sono stati presentati qui in Consiglio regionale. Ma non è tanto eh, i bandi è possibile, però un po' per le varie procedure che sono state a mio avviso insomma, poco trasparenti e poco chiare. e Quindi avendo avendono in compito come mm, ruolo di controllo e di monitoraggio per tutte le azioni, gli atti che fa sia la Giunta che la Regione, che il Consiglio regionale mi era sembrato doveroso soprattutto per. Chi dovrebbe accedere a questi concorsi, che possono essere sia personale all'interno, che sia dei dipendenti no, legati alla mobilità della provincia, oppure esterni anche, no? persone ecco, perché? In comuni cittadini... Perché lei dice... Mancavano di trasparenza, Mancavano di trasparenza per due ordini di motivi, uno soprattutto quello della giunta regionale per un ruolo importante che è quello della dirigente per, a livello di bilanci sanitari, essendo una figura particolare che dove viene richiesta grande specialistica o comunque un ruolo di dirigente non ci si poteva soltanto soffermare intanto fare una, una, diciamo una selezione riservata e quindi guardare soltanto una laurea in economia e commercio Cinque anni di eh, diciamo, cinque anni di esperienza all'interno di un'amministrazione amministrativa. Su questo, a mio avviso, bisognava fare più che altro, anche perché non si possono più fare diciamo selezioni no, riservate. Bisogna fare un bando di concorso pubblico perché questo lo prevede anche il decreto Brunetta. Lo prevedono perché? Perché bisogna andare a cercare le eccellenze. Se si cerca un dirigente che deve avere un'azione, un una svolta nei bilanci sanitari, bisognerà andare a. Cercare un dirigente che l'abbia già fatto, no? Uno si poteva guardare, abbiamo fatto l'accorpamento delle asle, quindi dei, dei, dei dirigenti già ci sono formati, si poteva cercare un dirigente anche alle altre, in altre regioni, si poteva cercare un dirigente all'interno della mobilità della provincia, quindi voglio dire, si poteva fare almeno in maniera dare l'opportunità. Ci poteva anche essere che qualcuno abbia fatto dei corsi o sia preparato, predisposto delle qualifiche per poter svolgere quel compito anche non all'interno. E invece tutto questo non è stato fatto, a mio avviso. Poteva essere costruito un po' meglio. Soprattutto, e poi rivengo a dire un'altra cosa che questo è un ruolo che adesso ancora ai Tiner no, viene portato avanti da una persona che non ha questa funzione. Se è stato fatto fino adesso è Tiner portato avanti, voglio dire, siamo, entriamo in campagna elettorale, a maggio ci saranno le elezioni, mi suona strano che uno faccia un bando in un concorso poco prima delle elezioni regionali, visto che fino adesso è qualche anno che... Porta ad Interim questo lavoro. Dico, tre, tre mesi in più non succedeva assolutamente nulla, si faceva con più serietà appena svolte le elezioni, si creava tutto un percorso perché chi entra deve avere anche no, un percorso e ci dovrebbe essere un assessore alla sanità che ancora abbiamo e in mano la delega, è in mano alla Presidente. Per cui, dato che tutto in mano. In delega alla presidente, per tre mesi non succedeva assolutamente nulla, poi a elezioni nuove, con un nuovo assessorato, con tutto quanto nuovo, allora aveva un senso porre un nuovo dirigente in quel ruolo. Questo è a mio avviso. Però purtroppo siamo in campagna elettorale e questi bandi di concorso vengono usati per. In questo senso, all'interno anche del Consiglio regionale, noi, eh, quello che io dico che è stato, fatto, è stato fatto, diciamo nel rispetto delle regole perché era prima, c'è stato il, il blocco da parte del governo, io dico sospendiamolo, aspettiamo anche qui, aspettiamo, ci sono le elezioni, finite le elezioni, se, ci sarà, se servono delle figure precise, preposte per fare, si farà col nuovo Consiglio questo qui io dico, in un momento senza. e che si valuti tutte, ovviamente, tutte le regole e tutte le norme in questo momento di gran confusione che non sa nessuno più che cosa deve fare, il governo blocca, poi invece il Consiglio lì. Insomma, io dico dato che c'è un momento di confusione. Aspettiamo, rallentiamo, valutiamo bene e rispettiamo le regole. Ripeto, tre mesi, quattro mesi ci sono, tra poco ci sono le elezioni. Che cosa aspettare tre mesi? Presidente Smacchi, fra poco ci sono le elezioni, ma si voterà, eh, non vorrei che doveste fare anche una successiva modifica per il presidente di Umbria Toscana e provincia di Viterbo, perché qua eh, vedo che nell'arco di due mesi. Il comitato, cioè una commissione specifica del governo che sta lavorando al progetto di macro regioni, cioè di accorpamento delle regioni, ha detto che arriveranno già i primi risultati, le prime indicazioni. Allora, da una parte sembra che l'Umbria possa andare con la Toscana e appunto con l'Alto Lazio. La Presidente Marini ha stretto accordi con Zingaretti, con Lazio, anche se limitatamente in materia di sanità. Insomma, anche qui eh, c'è una situazione in evoluzione da, da chiarire. Sì, diciamo che il, il processo è partito per quanto riguarda la configurazione di questa macro regione, poi se si chiamerà regione dell'Appennino oppure regione che in qualche modo prende in considerazione in particolare la fascia tirrenica lo vedremo, ma è un processo che eh, di fatto in qualche modo riguarderà eventualmente il prossimo mandato amministrativo, cioè dal, dal 2020 in poi. Eh, sono processi molto lunghi che in qualche modo hanno bisogno eh, da subito dell'integrazione fra le comunità. E fa bene la Presidente Marini a lavorare sia per quanto riguarda la Regione Lazio e la Regione Toscana con i rispettivi presidenti al fine quantomeno di iniziare un'integrazione dei servizi. Stesso discorso sta avvenendo però, dobbiamo dire la verità, con la Regione Marche e queste due direttrici, eh, direttrici viarie che dovrebbero a breve essere inaugurate eh, saranno una sponda di fondamentale importanza perché sia la eh, Foligno-Civitanova-Marche sia la Perugia-Ancona e la Foligno Civitanova dovrebbe essere inaugurata per l'intero tratto nel mese di giugno del 2015. Per quanto riguarda invece la Perugia-Ancona, il tratto Umbro verrà eh, inaugurato quindi fino a Fossato di Vico eh, tra il mese di agosto e il mese di settembre 2015. Per l'intera opera si parla eh, del, del 2017. In tutto questo contesto è chiaro che quando la Regione Umbria avrà queste direttrici, anche la Regione Marche diventerà parte integrante di un discorso. Territoriale, culturale e di comunità. È chiaro che in questa fase storica non ha più senso e non hanno più senso regioni molto piccole che di fatto con difficoltà eh, anche per i tagli di bilancio, che anno dopo anno eh, stiamo constatando potranno continuare a dare servizi di alta eh, qualità alle proprie popolazioni e dal punto di vista anche della tenuta del tessuto economico crediamo importante poter avere regioni che hanno eh, imprese e hanno un tessuto economico probabilmente anche più avanzato probabilmente anche che è ripartito un po' più in fretta rispetto a quello della nostra regione. Quindi ben vengono queste convenzioni, questi protocolli d'intesa che si basano però da un punto di vista strutturale eh, sulla eh, possibilità di avere infrastrutture importanti per legare le comunità, perché altrimenti diventano protocolli vuoti che di fatto eh, poco rispondenti e potrebbero essere poco rispondenti alle esigenze dei cittadini. Quindi ci vuole anche una partecipazione, cioè non va deciso eh. a tavolino. Eh, Ma i territori devono avere. Ma integrare i servizi voci. significa integrare le comunità. Quindi da questo punto di vista il percorso viene quasi fisiologico, viene quasi naturale a quel punto. Speriamo che non vengano fatti gli stessi errori con la provincia, perché poi i problemi rimane... Poi il, il ecco, problema, no? Che a proposito delle province, no? Eh, si dice abolizione, la delle, siamo con la, con le abolizione delle province, ma eh, di fatto la i lavoratori della provincia sono ancora lì, anzi, stanno manifestando sono per, per lì sapere e, sono, e ci hanno avuto la garanzia da parte del governo che dovranno essere riassorbiti allora. Che cosa? Io sono d'accordo che le micro regioni, con tutto con l'evoluzione, perché poi il mondo è cambiato con le evoluzioni, con la crisi, le risorse senza, sempre minori dovranno essere rilette e riguardate. Però dobbiamo fare attenzione a due cose. Uno, che come le province, i dipendenti delle regioni dovranno che fine faranno? Perché poniamoci prima questa domanda, poi noi ci accorperemo, ci uniremo in maniera fisiologica con le regioni che ci sono più vicine. Purtroppo l'Umbria rischia uno perché noi abbiamo una fascia appenninica che si affaccia alle marche, abbiamo un pezzetto che è direttamente legato alla Toscana e la bassa umbria che è legata più con Lazio. Però questo io ritengo che forse potrebbe anche essere interessante che gli umbri decidano anche forse con chi andare o forse, no, dargli anche un'idea. Un che possono dire no, e su questo si potrebbe lavorare, però il problema è un altro. È vero che le piccole regioni non, non hanno più le risorse per poter garantire i servizi ai cittadini. Ma quante risorse sono state sprecate in tutto questo tempo? E perché non ha mai controllato nessuno? Allora andremo a fare una macro regione. E le risorse dovranno essere controllate. Il problema è del controllo di come vengono spese le risorse. O piccola la regione o magro le regioni, il problema è sempre quello. Quando era il governo centrale, dava le risorse, il governo non si controllava da solo, no? E quindi pensava tutto il governo. Però si valutò che non era più corretto e bisognava decentrare il potere e darle alle regioni. Il problema è che le regioni, in parte... Non hanno temperato a tutto, forse proprio perché nessuno ha mai controllato come venivano spese i soldi. E quindi adesso lo stesso, ci ritroviamo a dover, al nodo del pettine, che dobbiamo dare servizi, garantire servizi con meno risorse. E l'apparato che si è costruito, perché si è costruito un apparato di consenso, vale per uno e vale per altro, eh? però ovviamente noi parlando dell'Umbria, su so 40 anni che ha governato sempre una stessa appartenenza politica, hanno costruito un apparato che non è più in grado di sostenere e di reggere. Ecco dov'è il vero problema. Per cui facciamo una valutazione attenta nel, nel riunire più le regioni, perché tanto il problema se no diventa un <coughs> problema che non è stato affrontato delle province. Che poi dopo deve entrare il governo e dire i dipendenti devono essere riassorbiti. Da chi? Se non ci sono sempre dei famosi comuni che sono impiccati e hanno continuamente dei tagli, che anche loro sono in esubero anche loro di personale. Beh, Pensiamo consiglio... a fare un'altra cosa, secondo me. Dobbiamo pensare a mettere in efficienza, e in efficienza tutte le strutture che noi abbiamo al posto di pensare che tagliare ridiminuiamo i costi. A tagliare a volte non si risparmia, se ne spendono il doppio, e a volte dobbiamo mettere in efficienza e far funzionare meglio ciò che esiste. Che forse abbiamo da un'altra parte, indirettamente avremo forse meno sprechi. Presidente del Consiglio Renzi, eh, Smacchi ha detto che è un problema delle regioni adesso riassorbire i dipendenti delle province, quindi c'è un po' di decentramento di poteri, diciamo che la linea ormai è tracciata, le province devono scomparire, nel, nel, periodo, nel breve periodo parliamo di 2-3 anni le province non ci saranno più, quindi è chiaro che tutte le deleghe delle province dovranno essere riassorbite dalla Regione o eventualmente... Eh, messe eh, a disposizione dei singoli comuni, è chiaro che queste famose aree vaste, eh, ossia unione di comuni per quanto riguarda lo svolgimento dei servizi principali, sono, devono, partire, devono partire, a parte quelle obbligatorie, e il personale con il blocco del turnover, con la possibilità in qualche modo di eh, far sì che sia la regione che i comuni possano eh, approfittare di questo personale anche con sgravi dal punto di vista eh, contributivo eccetera potrebbe essere, essere l'unica arma importante per, eh, per poter andare avanti ma è chiaro che il sistema provincia non esiste più se ancora noi cominciamo se noi ancora continuiamo a pensare alla provincia come un ente esistente, sbagliamo. Eh, questa è una fase di transizione per l'eliminazione, come abbiamo fatto con le comunità montane. Ora siamo al commissariamento, è una fase lenta: una fase che in questo momento sta cercando di tagliare le ultime cose che sono rimaste per la liquidazione di quegli enti, ma è una fase irreversibile. Stesso discorso per le province. Anche le comunità montane, dal 2000, quando le abbiamo messe in liquidazione, siamo sono passate al 2015 una si liquidazione fa... deve essere a un tempo definito e lì deve chiudere e perché non si fanno? Perché ci sono dei costi nelle comunità montane, dei mutui che chi se li assorbe? O li assorbe la regione tutto di tutte le comunità montane e i dipendenti passano all'agenzia forestale se no anche qui noi abbiamo fatto il doppio cosa <ride> vogliamo chiudere una cosa e ne abbiamo aperta già un'altra e ne paghiamo due in contemporanea <ride> e quindi non c'è risparmio riforme, insomma. Eh. si fa pressa a riforme dire riforme sempre, poi bisogna vedere perché anche la le realtà le riforme probabilmente come sempre in politica ci fa un ragionamento nel breve periodo perché si cercano i consensi, però non si sa mai che ciò che è giusto nel breve può essere sbagliato nel lungo periodo. Allora o noi impariamo a fare un ragionamento nel breve, che è giusto il consenso perché noi lo dobbiamo comunque fare una valutazione e cercarlo perché noi veniamo eletti con le preferenze, però dobbiamo anche prevedere ciò che acc potrebbe accadere nel medio e nel lungo periodo perché se questa cosa diventa distorta noi dobbiamo essere in condizioni e capaci di porre dei correttivi per evitare che questa cosa che adesso è positiva Diventa negativa nel lungo periodo. Questa è la buona mm. politica, però ancora non se ne parla, non si fanno questi ragionamenti. Ma è chiaro che ormai. Non si fanno e questo lo dimostriamo in molte occasioni. Ma è no? chiaro Beh. che ormai, però, il percorso è tracciato: l'Umbria del futuro non sarà più questa, sia che si chiamerà Umbria, sia che non si chiamerà certo, Umbria. Nel senso è... che ormai. C'è bisogno anche dal punto di vista culturale, cioè dei cittadini, di ripensare il ruolo della nostra regione, di ripensare il modo di governare questa regione. Ma soprattutto i noi, tempi ormai sono talmente cittadini stretti, cittadini stretti cittadini che cittadini le dinamiche non sono più né quelle di un anno fa né di due anni fa. Non si fa più politica per il consenso, ormai no. si fa esclusivamente politica per la comunità. Non è vero. E questo, e questo io lo assicuro. È, è chiaro che, dal punto di vista della del consigliera Rossi, viene più facile. Persone Giusti perché le persone capaci, i posti giusti non sono gestibili. Smacchi no. la conclusione: sempre sì. nell'ultimo minuto si accende il dibattito politico. No, no, ma guardi, è chiaro che probabilmente è rimasta un po' indietro la consigliera Rossi. Eh, sì, certo, noi vabbè, io noi io credo che negli ultimi anni stiamo facendo dei sforzi sì. veramente importanti. Abbiamo fatto riforme che devono essere sì. attuate probabilmente in maniera più veloce. Ma saranno riforme che i cittadini umbri potranno tastare con il polso a breve, glielo assicuro. Bene, il polso delle tempo è finito. Maria Rossi Polemica chiude no, questa puntata, vi ringrazio entrambi, ringrazio i telespettatori per aver assistito al nostro settimanale. Appuntamento fra sette giorni.